Radio Brown the Rocks. La tua radio. Buonasera gentile pubblico di Radio Brown the Rocks. Sta per cominciare il programma radiofonico Montino is in the house. Ore che lente e inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Sentirle riaffiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso, aver la voglia di rubarle al tempo per poterli dare tutto un altro senso. Distratto, stupido e testardo, come sempre provo a farlo, ho deciso di fermarlo per poterti avere ancora. Non dire una parola, sperando che non se ne accorga, ho strappato via anche l'ultima mezz'ora, pensando che sia l'unica maniera per sentirti qui vicino ancora. Sempre più stupido e testardo, come sempre torno a farlo, e di nuovo per fermarlo e poterti dire ancora. Nascondono ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Le senti riaffiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso, aver la voglia di rubarla al tempo per potergli dare ancora un altro senso ancora. Stringimi allora, per poterli dare ancora un altro senso. Era il 2006 e oggi è martedì 14 marzo 2023. Loro erano i Negramaro, io sono Montino e questo è Montino is in the house. Benvenuti su Radio Brown the Rocks. Dopo una settimana di stop, ragazzi, sembra un anno, due anni, tre anni che non sono più in diretta. Invece era solo una settimana, sono anche senza voce, visto? Di solito quando uno sta a casa per un po' di tempo si riprende, io invece mi ammalo. Significa che devo venire più spesso in radio, devo ritornare qua insieme a voi fedeli ascoltatori. Questa sera riparte Montino is in the house, il martedì è dedicato alle interviste, ormai lo sapete. Oggi con noi, con me, con voi ci sono gli Alta Marea che vi presento, benvenuti ragazzi. Gli Alta Marea nelle voci di Amedeo e Giorgio, se non sbaglio. Giustissimo, giustissimo. Ciao ragazzi, io intanto vi ringrazio per intanto essere qui.
due un po' diciamo per il coraggio, noi non ci conosciamo, vi siete proposti, io ho accettato caldamente la vostra proposta. Non è così semplice in realtà presentarsi dall'altra parte dell'Italia a raccontare quella che è la propria vita. Di questo ringrazio anche Foxy Lady, che è una grandiosa, io veramente le farei una statua perché sta facendo un lavoro egregio, e quindi ringraziamo lei cioè grazie a lei io vi conosco, ho avuto la possibilità di ascoltarvi, e se siamo qui è anche e soprattutto merito suo. Sono pienamente d'accordo con te, innanzitutto infatti ringrazio te per averci accolto nel tuo programma, e poi condivido soprattutto tutte le parole che hai detto nei confronti di Foxy, è davvero una grandissima persona che si sbatte per tutti gli artisti emergenti, quindi le mandiamo un grandissimo abbraccio. Ciao Foxy Lady, se stai ascoltando mandaci un saluto, se volete farlo anche voi il numero è 349-192-7726. Il numero di WhatsApp, scriveteci un messaggino, dai, forza. Io lo so che loro non sono qui delle nostre zone, ma allarghiamo gli orizzonti, perché tanto la musica è universale, non ha confini. E quindi direi, partiamo subito con un pezzo che non è vostro, ma in qualche modo poi si arriva a parlare di voi. E capirete perché, se avete visto le storie già lo sapete, se non l'avete visto male andate a recuperare la pagina Instagram che si chiama Montinus in the House, e poi gli official Altamarea che hanno fatto un pezzo che parla in qualche modo di questi personaggi qua che adesso le prime note stanno partendo. La canzone è Don't Look Back in Anger, loro sono gli Oasis e loro sono i fratelli Gallagher. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had. Times in blue.
1995, gli Oasis, Don't Look Back in Anger. Iniziamo così, un po' al contrario, un po' al contrario, perché questa di solito nei DJ set, almeno quelli a cui vado io, la mettono alla fine, se non come ultima, come penultima, comunque alla fine. Noi invece l'abbiamo messa all'inizio, perché ci va così, perché ci va così. Intanto salutiamo Foxy che si è subito presentata, fatta viva, buonasera, neanche iniziato il programma e già mi commuovete, un grande abbraccio a Montino, i mitici Alta Marea, dalla vostra Foxy, grazie mille, grazie a te, grazie a te. Dicevo, Don't Look Back in Anger significa circa non guardarti indietro con rabbia, che è anche un po' il senso di quello che è il vostro nome, ragazzi, il vostro Alta Marea, no? Questo senso di difficoltà che però noi cerchiamo di affrontare a testa alta, anzi voi cercate di farlo, come dite nella vostra biografia, giusto? È pienamente corretto quello che hai detto. Insomma, diciamo che Alta Marea significa trovare piacere nelle situazioni difficili, perché solitamente associ l'alta marea a quella circostanza in cui non puoi fare il bagno, per farla molto simpatica. Certo. E noi invece cerchiamo queste situazioni scomode, le cerchiamo perché ci stimolano e ci motivano, permettono di creare quella che poi è la nostra musica. Qual è una situazione scomoda che, diciamo, una delle quali avete tratto ispirazione? Beh, diciamo che giochiamo abbastanza facile con questa domanda, perché ci siamo formati esattamente quando è scoppiata la pandemia. Fantastico. Quindi situazione è giusto, più scomoda, sì, non potevamo scegliere. Nel 2020 vi siete formati, a gennaio 2020. Esatto, a gennaio abbiamo fatto le prime prove, giro tempo un mese ed eravamo chiusi in casa. Senza dai che si provare. Inizia e invece no, niente, fermi subito. Esattamente. Ma vi chiamavate già Alta Marea però? Allora, la storia è molto simpatica, perché io e Joe, che è il ragazzo che è con me stasera, il chitarrista, stavamo andando in un paese vicino a noi dove hanno molti strumenti a comprare la chitarra, e c'era l'idea di fare questo gruppo, e lo guardo e gli faccio: ma se alla fine formassimo questo gruppo, secondo me dovrebbe chiamarsi Alta Marea. E quindi questa idea io ce l'avevo già, però diciamo che lui non era molto contento di questo nome all'inizio. No, infatti, poi... diciamo che mi ha convinto più con il significato del nome che col nome di per sé, e alla fine nella zona locale Alta Marea sta diventando una vera e propria icona, sia dal punto di vista di nome che di significato, anche per scherzo, però va bene lo stesso. C'è anche una A maiuscola alla fine, che ho, esatto, ho trovato subito curioso e ho detto stasera glielo chiedo assolutamente. Però poi dobbiamo tirare le orecchie tipo a Spotify, perché non vi mette con la maiuscola. No, forse Apple Music. Quindi... Apple Music. Spotify siamo correttamente. Ah, okay, Apple allora Music invece no. Tiriamo poi le orecchie Ma in realtà alla Apple. Anche il meno. Sì, è una cosa molto, molto buffa, ma come dice Joe, il meno, perché in questo periodo sono stati diversi i nomi che ci hanno affibbiato. Da Altamera a Alta Marea Band, Alta aggiunta Marea Band. Dell'Alta Marea Band, cioè siamo una band anche senza specificare che c'è Alta Marea Band. Okay. Alta Marea staccato. Sì, Alta Marea staccato. Come una canzone. Staccato, quindi insomma... Diventato, sì, esatto. E la cosa più bella è stata un bambino che ha detto al suo maestro, che è il nostro amico, domenica sono andato a sentire gli Acquamarina. Però i bambini, sì, i bambini vale. Sì, esattamente. Comunque la finale maiuscola è solo una questione di estetica. Cioè, ci piaceva il fatto che sia la prima che la ultima fossero maiuscole, proprio perché uniscono, cioè inizia e finisce lì il concetto Alta Marea. Per quello era chiuso dentro quella parola. Bello, mi piace. Allora, grazie. Voi siete qui perché in realtà presentate il vostro ultimo singolo, e qui ci leghiamo con la canzone che ha aperto il programma, perché il vostro ultimo singolo si chiama Come i Gallagher, che in realtà sì, c'entra e non c'entra poi con quello che è il significato del testo, ma adesso lo ascoltiamo e poi ne parliamo insieme. Alta Marea con la maiuscola, Come i Gallagher. Ci basta farla finita, ma quello che faccio sono cazzi miei. Tutti esperti della mia vita, ma non dico a nessuno quello che vorrei. Sono stanco di chi crede al destino per star bene,
stanco di chi parla, però invece non ascolta. Se stai bene con te stesso, non ti serve mai gridare. L'ho imparato su me stesso, e ora lo voglio gridare. Voglio soltanto sentirti vicino, cercarti la notte per stringerti il giorno. Voglio soltanto che tu mi proteggi da tutti i pensieri che portano malinconia. Chiudo gli occhi ma resto sveglio. Sogni è il mio preferito. Dici per me vuoi solo il meglio, ma il tuo consiglio sai non è gradito. Sono stanco degli esperti, dei sorrisi prepotenti. Sono stanco delle scuse per scappare dagli impegni. Cosa credi di ottenere? Alta marea come i Gallagher su Radio Brown the Rocks 2019, questo è Montini's in the House. Allora, intanto siamo un pochettino incazzati con le persone, cari Alta marea. Siamo molto incazzati. Siamo un po' incazzati, Beh, diciamo che con questa frase tu stai racchiudendo il significato che ha questa canzone. Perché nel testo diciamo appunto di essere stanchi di diverse cose, tra cui appunto delle tipologie di persone che hanno determinati comportamenti. Che vivete questi personaggi, questi comportamenti nella vostra vita, o è una cosa più che vi fa incazzare a livello concettuale? No, assolutamente sì, assolutamente sì. Sono situazioni che viviamo. Tutte le nostre canzoni parlano comunque del nostro vissuto. Sono autobiografiche. E quindi è più una esternare tutte le cose che ci hanno dato fastidio nell'ultimo periodo, facendo questa dedica appunto agli Oasis, ma lascio la parola a Joe per spiegare bene le cose tecniche della canzone, che è sua la parte musicale. Allora, tutto nasce da me e Cox, il bassista. Siamo andati a vedere al cinema Newport il documentario uscito l'anno scorso sul concerto omonimo degli Oasis, e usciti dal cinema abbiamo avuto, diciamo, il lampo di genio, quasi più la curiosità, un po' per gioco abbiamo voluto provare a scrivere una canzone in stile Oasis, quindi comunque una sequenza di accordi semplice, tra virgolette, poco studiata, senza manierismi o troppe fasi elaborate.
l'abbiamo presentata in studio al resto dei componenti della band e è stata apprezzata nonostante non fossimo di troppe belle speranze, ecco perché la canzone nasce quasi per gioco. E ultimamente mi sono trovato quasi in una fase di riflessione sulla canzone. Mi piace pensare che dedicarla agli Oasis o comunque più nello specifico ai fratelli Gallagher sia dovuta ad una mia parte di subconscio che vuole quasi raccontare il rapporto che c'è fra me e Ame, quindi un rapporto litigioso tra due teste calde, quasi due fuochi all'interno di una band, ma che nella musica si fidano reciprocamente l'un l'altro. Quindi anche questo è un po' autobiografico. Beh sì, diciamo che se dovessero dire chi sono i due fratelli Gallagher all'interno della band, senza problemi potremmo dire che siamo io e Joe, assolutamente sì. Non picchiatevi solo, scontrati. Per favore. No, quello assolutamente mai, non è successo. Però sì, diciamo che diverse volte, cioè siamo i due che più facilmente arrivano alla discussione, ma appunto perché come ha detto Joe siamo due teste calde, che comunque alla fine, cioè, nel senso, le discussioni se sono costruttive vanno bene, quindi non c'è nessun problema in ciò. Il problema è quando appunto sfociano in discussioni che non portano a niente. Per fortuna le nostre discussioni stanno portando alla nostra musica. Fantastico. Quindi va bene così. Direi che è perfetto. Allora, sì, esatto. C'è una cosa, che c'è una licenza poetica che vi siete presi, che io ho notato, però dovete aiutarmi. Voglio soltanto che tu mi proteggi. Voglio soltanto che l'avete fatto perché? Cioè, allora, ok, avete capito prendo, dove voglio arrivare? Perché sicuramente è voluta. Sì, assolutamente. Diciamo che ci sono state discussioni anche su questo appunto, chi è il gran Marnazzi del gruppo? Allora, diciamo che io ho scritto il testo e inizialmente anche io dicevo voglio che tu mi protegga. Cioè, lo dicevo classicamente. Però sentivo che utilizzare il proteggi al posto del protegga rendeva più forte la parola, cioè proprio il termine proteggere, perché io voglio essere protetto e quindi usare quel tempo verbale mi sembrava migliore, anche se appunto è una licenza poetica. Inoltre melodicamente si parla di una canzone dolce e utilizzare il verbo giusto con il congiuntivo, quindi utilizzare quella finale avrebbe un po' spezzato tutta la melodia e il ritmo della canzone. Sì, sì, ma io sono d'accordo, perché poi suona bene in realtà. Cioè, vabbè, io le noto queste cose perché sono fatto così, però effettivamente suona molto bene. E poi, come dite voi, in realtà si parte con un'incazzatura generale, però poi si arriva a una cosa molto dolce, che è l'amore fondamentalmente, giusto? Esattamente, insomma, diciamo che il ritornello appunto racchiude la soluzione che noi pensiamo possa esserci in questo mondo pieno di cose di cui siamo stanchi. Però l'amore, visto come concetto generale, per me può essere una persona, per qualcun altro può essere la musica, per qualcun altro può essere qualsiasi cosa, insomma qualcosa che ti fa stare bene. Ognuno può interpretarlo come vuole. Io l'ho interpretato parlando di una persona, qualcun altro lo può interpretare per qualsiasi cosa lui creda. Lui credi. Wow, ho dimostrato che i tempi verbali bravo, sono bravo, bravo, assolutamente bravo. Messo. Allora andiamo avanti, tornando un pochino indietro, partendo dal vostro album. Partiamo dal vostro album che si chiama Lontani dalla perfezione, a cui io sono già un pochino legato perché è uscito il giorno del mio compleanno. Quindi tutte le volte che Lontani dalla perfezione farà gli anni, ricordatevi di me perché vorrà dire che li farò anch'io. Lui ma adesso lo sappiamo assolutamente. Quest'anno ne fa due, io ne faccio 30, sono un po' più grande, però va bene così. Lontani dalla perfezione, adesso l'ascoltiamo qui su Radio Brown The Rocks. Residui di coraggio ora mi fanno da cornice, imbratto con parole come fossero vernici, rivolte soprusi non insegnano nulla, chi comanda mostrando quella calma fasulla, il rispetto va in fiamme ma tu non ti avvicini, hai paura di scottarti perché sono i tuoi vicini, rubano i colori di quest'arcobaleno chiamato umanità a cui mettono un freno, è una giostra che ti
porta in alto e poi lancia nel vuoto se ti rendi conto che questa è una vita che siamo lontani dalla perfezione. Oggi è un giorno diverso, una pioggia di voci, grandine che spezza catene, luce in fondo al silenzio, sole notturno, illumina la mia frustrazione. Come possiamo guardare e restare indifferenti? Questo mostro mangia tutti i sentimenti, ascolta le lacrime, ora di dire basta, non voglio fare parte di chi sovrasta, alzo le mani, sono disarmato, è solo per il mio colore che non vengo toccato, tu parlami ancora di uguaglianza e rispetto, tu credi a bugie che io non accetto, è una giostra che ti porta in alto e poi lancia nel vuoto se ti rendi conto che questa è una vita che siamo lontani dalla perfezione. Oggi è un giorno diverso, una pioggia di voci, grandine che spezza catene, luce in fondo al silenzio, sole. Lontani dalla perfezione, Alta Marea qui su Radio Brown The Rocks, brano che dà il titolo al disco che è uscito il giorno del mio compleanno. Vabbè, questo è solo un pochino di ego che esce, ma non importa, torniamo e parliamo di voi perché siamo qui apposta. Quanta soddisfazione c'è nel fare un album, ragazzi? Soprattutto così in fretta. Beh, in realtà, perché voi nascete a gennaio del 2020 e a ottobre 2021 avete già sfornato. Sì, beh, c'è stata sicuramente un sacco di soddisfazione. La fretta di cui parli tu, la velocità di cui parli tu, magari è dovuta anche al fatto che alcuni di noi non hanno mai avuto un progetto musicale, alcuni di noi non hanno mai avuto un progetto musicale di brani inediti. Quindi avevamo un sacco di idee da buttare fuori. Beh, diciamo che la pandemia ha alimentato il processo creativo, perché stare chiusi in casa ci ha fatto riflettere molto e quindi le canzoni sono uscite una dietro l'altra, assolutamente. Amedeo, i testi che hai scritto li hai scritti tutti post Altamarea, nel senso una volta che il gruppo era formato, o c'è qualcosa di più vecchio? Un solo testo è più vecchio ed è... Qual è il secondo? Mi dice Veleno. Due... anche Veleno, è vero. Perché io e Joe avevamo, come dicevo prima, questa idea di formare un gruppo e quindi ci trovavamo qualche volta a scrivere qualcosa e da noi due erano nate La Girandola e Veleno dentro sé. Sono stati i pezzi con cui ci siamo proposti agli altri due ragazzi che fanno parte della band. Il vostro curriculum. Esatto, insomma, fateci sentire cosa avete, insomma, è stata questa la situazione. E diciamo che è andata bene perché poi appunto la band è nata, quindi siamo molto contenti. Cioè, La Girandola è un pezzo a cui siamo molto legati, oltre ad essere appunto il primo pezzo che ho scritto per questo progetto.
è comunque una canzone che fare live tuttora ci emoziona, anche perché la gente è affezionata a quel pezzo ed è molto piacevole come sensazione. La girandola inoltre l'ha scritta tutta, sia musica che testo. Sì, è l'unica circostanza in cui mi sono occupato anch'io della musica, le altre volte lo fanno quelli bravi, ovvero Joe Cox e Lawrence, io mi limito alla parte dei testi. Il gruppo è sempre stato formato dagli stessi componenti? No, c'è stato un cambio dettato da esigenze diverse alla batteria. Samuele, che era il nostro primo batterista, è stato sostituito da Lorenzo, che è entrato a far parte del gruppo circa un anno fa ormai. Cavolo, già un anno è passato. Pensarci comunque fa strano, perché passa il tempo in fretta. Soprattutto la cosa bella di Lorenzo, ho detto Lorenz, è che lui inizialmente era un nostro fan, sì, accanito. Ah, sì, okay. Veniva ai concerti ad ascoltarci e poi tra una cosa e l'altra... E vi conoscevate o vi siete conosciuti per la musica? Io suonavo con Lorenz quando avevo 16 anni, è stata okay. Una delle prime band con cui ho fatto musica. E poi in realtà Cox e Lorenz facevano i chirichetti insieme perché erano della stessa parrocchia. Fantastico. Quindi è stato un po' un ritrovarsi. Un ritorno, io e Joe, esatto. Facciamo le superiori insieme, quindi insomma siamo tutti in un modo o nell'altro, abbiamo vissuto qualche esperienza precedente insieme. L'abbiamo nominata prima, direi che è arrivato il momento di ascoltarla, la girandola a cui siete molto affezionati. Vediamo se fa affezionare anche noi che la stiamo ascoltando, io in primis e tutti gli ascoltatori di Radio Brown The Rocks. Alta Marea, la girandola, qui su Montinese in the House. Un bagliore di fiducia quello che vedo, un bagliore di fiducia quello che arriva agli occhi miei. Tu smetti solo quello che vuoi, sono solo parole. Sono solo io che cerco di capire cosa senti. Se mi aspetti e non ti penti e guarda dentro te, dimmi da cosa scappi. Stufa di fare sto gioco e ricorda che è tutto un punto di vista e scegli tu la prospettiva da cui guardare il lontano e il vicino, ma bada bene a cosa è più importante, guarda dentro me, ho imparato a soffrire. La girandola, Alta Marea qui su Radio Brown The Rocks, che effetto vi fa sentirla in una radio a 600-700 km di distanza da voi? E che effetto vi fa in generale sentirla anche quando la fate dal vivo? È soddisfacente come cosa, assolutamente, perché a prescindere dalla distanza, anche banalmente riuscire a far
trasmettere la propria musica, farla arrivare lontano da Udine, che siano 100 km, che siano 50, che siano 200, che siano 300, è sempre una soddisfazione, perché vuol dire che la nostra musica sta girando. Ed è bellissima dire questa frase, veramente mi riempie di gioia e di orgoglio. E poi, parlando dei live, invece, vedere la gente che canticchia il ritornello con te, dai brividi, veramente cioè fa venire i brividi. Io mi emoziono ogni volta che vedo una persona davanti a me che muove le labbra sapendo il testo, ed è fantastico davvero. Posso solo immaginare che la sensazione. Io non sono un grande fan, e intanto vabbè, della musica in generale, dei concerti dal vivo, perché poi ci sono anche quelli che dicono: io la musica me la ascolto solo a casa nel mio giradischi e basta. Invece a me il concerto più live piace, e secondo me è, diciamo, la prova del 9 di una band, no? Se funziona live, vuol dire che ha vinto, no? In qualche modo. Voi che rapporto avete con i live? Intanto vi saluta Ivan, che è il cantante dei Maunera, che è un gruppo che è qua della nostra zona, e vi fa i complimenti. Bravi Alta Marea. Grazie mille, Ivan. Grazie mille. Beh, allora, il nostro rapporto con i live, parlo un po' per quanto riguarda la mia personalità. Io sono molto ansioso, quindi il pre-live per me è veramente un inferno. Abbiamo ribadito diverse volte tra noi quattro che i nostri live sono quasi un diesel, quindi prima partiamo con le canzoni un po' più lente, c'è un climax, un vero e proprio crescendo che porterà poi alla conclusione del concerto. I live, per quanto riguarda qua in Friuli, soprattutto a Udine, sono forse l'opportunità migliore che le band hanno per farsi conoscere. E è successo ad un live che il pubblico pogasse sulle nostre canzoni più tranquille, e adora, secondo noi, il nostro concerto migliore. È già lo step successivo, il pogo. Esatto, ma soprattutto per la musica che facciamo noi, non è che ci aspettiamo che la gente poghi. Quindi averli visti così casati, così presi carichi bene. Sì, è stato stranissimo, però uno strano positivo. È stato bello, perché sì, è stato inaspettato. Ci sono tanti locali che fanno suonare in quella zona? No, in realtà no, però pochissimi. È bello sapere, diciamo, che siamo tutti uniti nelle stesse cose, nelle stesse condizioni. Sì, purtroppo la situazione è la solita. Conoscendo anche band da fuori il Friuli, piano piano notiamo che purtroppo i locali sono pochi. Però devo spendere due parole positive nei confronti di Udine, perché si sta creando una nuova scena musicale di moltissime band emergenti, e siamo felici, perché poi, tra l'altro, non c'è competizione, ed è bella questa cosa, perché ognuno fa il suo e rispetta quello che fa l'altro, anzi supportando l'altro che fa la propria musica, ed è veramente piacevole. Sono contento di quello che stiamo vivendo qua nella nostra cittadina, anche perché se non ci si aiuta a vicenda non si cresce mai, no, secondo me. Soprattutto perché parliamo della piccola Udine di 100.000 abitanti, se inizi a sparare cattiverie sugli altri non vai da nessuna, certo, parte. Diciamo che ti bruci da solo, in realtà. Sì, sono d'accordo. Perché alla fine è quasi un paesino, quindi sparlando degli altri c'è il rischio che ti becchi alla fine chi è fan o amico dell'altra band, e perdi un potenziale ascoltatore. Siete già usciti da Udine, dal Friuli in generale, per un live? Allora, dal Friuli ancora no, dalla provincia di Udine sì, forse quest'estate riusciremo a uscire anche dal Friuli, ma incrociamo le dita e non diciamo altro, perché ci sono delle occasioni interessanti che potrebbero rivelarsi a breve, però per ora le teniamo segrete. Bene, dai, bene. Poi estate, adesso non ci sono più restrizioni, niente, quindi estate uguale festival, e di possibilità ce ne saranno a bizzeffe. Andiamo avanti con la vostra musica, questa richiesta assolutamente da voi, e la vostra mai abbastanza. È una sera come tutte le altre, stacco alle 10, giornata pesante, le mance in tasca non sono abbastanza per comprare quella nuova chitarra. E fuori il mondo è fermo, io voglio correre. Si bloccano le gambe se penso un anno fa. Mancano i mesi che ho solo assaggiato.
per cuore mi stava aiutando. È una voce che rimbomba sempre. Discorsi che porto avanti come fossero un copione dello spettacolo che dicon se la vi dovrei eccellere, scusate l'emozione. Io mi nascondo ma mi trovi sempre lì, tra fogli che poi strappo e accordi che non suono, e mi convinco di riuscire a continuare se agli altri basta, perché a me non può bastare. È una voce che rimbomba sempre. Mai abbastanza su Radio Brown The Rocks, quasi alla fine della puntata, ma ho ancora delle domande da farvi, cari Alta Marea. Ad esempio, fate delle cover durante i live? Sempre meno, per fortuna, perché vuol dire che avete scritto musica, esatto, nostra. Esatto. Inizialmente ne facevamo molte di più. Diciamo che i nostri cavalli di battaglia erano qualcosa di grande dei Luna Pop. Joe si dilettava con Wherever You Will Go, cantava lui, che anche lui ha una bellissima voce, anche se la nasconde, sta solo alla chitarra e fa i cori. E Can't Stop è tuttora un nostro cavallo di battaglia, perché ci ho riscritto sopra in italiano una parte repata e quindi la continuiamo a fare tuttora. Infatti avrei voluto dirti questa cosa, che in alcuni pezzi sembra che rappi un po'. No, lì assolutamente, io vengo da quella scena lì e io sono cresciuto a Caparezza e Fabri Fibra, quindi diciamo che sono le mie più grandi fonti di ispirazione. Sì, esatto, e poi mi piace soprattutto perché riesco a esprimere meglio, credo, tuttora con il rap le mie sensazioni, nonostante stia migliorando. Diciamo che gli Alta Marea sono stato il primo progetto dove ho scritto dei testi non in rima sempre baciata, ed è stato anche un mettersi alla prova totalmente. Io non cantavo prima degli Alta Marea e quindi sarò sempre grato a loro per avermi dato la fiducia, perché ero una, cioè non ero come sono adesso, cioè ammetto che devo ovviamente migliorare ancora tanto, ma avermi preso per come ero, mi ricordo benissimo, e Joe infatti sta ridendo qua, le prime prove, cioè non sapevo usare bene la voce, il diaframma, tutte queste cose qua, e quindi erano molto buffe sentire le registrazioni dopo mentre ascoltavamo le prime idee, però finalmente piano piano sto uscendo anche dalla mia comfort zone. Qualche aneddoto divertente magari prima di un live, visto la vostra ansia? Io vomito ogni tanto. Beh.
Fantastico. Bene, siamo quasi alla fine, però abbiamo ancora una vostra canzone. Prima ho detto che facciamo le cose al contrario e infatti adesso ascoltiamo il pezzo che apre il vostro album Lontani dalla perfezione, che si chiama Naufraghi nel male, vedi? Quindi tutto torna alla fine, tutto al contrario, ma va bene così, va bene così. Tra poco con gli Altamarea. Se avessi saputo la vostra situazione, avrei sicuro cambiato destinazione, circondato da problemi che non hanno soluzione e persone che discutono senza argomentazione. Vi vantate della vostra nazione, un paese con le potenzialità, ma guardando solo la vostra gestione capisci che c'è qualcosa che non va. Sono un alieno venuto sulla terra con lo scopo di mettervi tutti giù per terra, ma poi ho capito che non c'era bisogno, perché distruggete da soli il vostro sogno di un futuro stabile, di una vita serena. Credetemi davvero che un po' mi fate pena. Io non dico le bugie, no, io non dico le bugie. E fa così, come non dovrebbe andare. E fa così, siete naufraghi nel mare. E fa così, la menzogna vi circonda. E fa così, e fa così. Tirando le somme vedo giovani passivi che si chiudono incrociati falsamente positivi per scappare dalle decisioni più importanti, ignorando pure i loro gridi parlanti. Credete davvero che il problema sia l'esterno, con famiglie che si ignorano giurando amore eterno, tralasciando i mostri che ha creato il bullismo, sempre perdonati, citando il vittimismo. Questo non è il momento di puntare il dito, questo non è il momento di soffocare il grido, questo è il momento di urlare forte. Per fortuna le bugie hanno le gambe corte, aprite gli occhi, liberate il cuore, siate gli artefici. C'è anche del vostro dolore, io non dico le bugie. Nah, no, io non dico le bugie. E fa così, come non dovrebbe andare. E fa così, siete naufraghi nel mare. E fa così, la menzogna vi circonda. E fa così, e fa così. Naufraghi nel male, l'ultimo pezzo degli Altamarea qua con noi. Naufraghi nel male, dicevamo. Adesso è arrivato il momento di farvi un po' di promo. Dove vi troviamo, come possiamo supportarvi, ragazzi? Allora, ci trovate su praticamente ogni social, ci trovate su Spotify e su YouTube. Siamo particolarmente attivi su Instagram, il nome è official underscore Altamarea. E ci trovate su appunto Spotify, Apple Music, Amazon Music, anche TikTok. E TikTok. Fantastico. Stiamo cercando di crescere anche sul social, di cavalcare un po' l'onda. Dai ragazzi, supportiamo la musica indipendente, supportiamo le piccole realtà e facciamole diventare sempre più grosse. Grazie ragazzi, è stato veramente un piacere, io vi auguro tutto il bene possibile. Grazie a te. Grazie. Per la chiacchierata. Ci sentiamo, spero di vedervi presto da qualche parte. Io non mi faccio problemi a fare chilometri, quindi vi seguirò. Se capiterà l'occasione, verrò a trovarvi. Grazie davvero, un abbraccione. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. Aspetto ancora una domanda al volo. State scrivendo già qualcosa di nuovo o vi preparate per il live? Assolutamente sì. Fantastico. No, ci super sono delle chicche nuove. Mai fermi. Sì, assolutamente. Fantastico. Grandi ragazzi, seguite gli Altamarea, ascoltate come i Gallagher, ascoltate Lontani dalla perfezione, ascoltate tutto quello che fanno. Ci sentiamo presto ragazzi. Grazie mille. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti, noi ci sentiamo domani con Montinese in the House, tra poco Just Speak. Buona serata belli, ciao. Brown the rocks. Brown on the rocks. Join the club.